Eccoci qua, benvenuti. Oltre, oggi vogliamo parlare del famigerato decreto anti-rave, come l'hanno chiamato in questi giorni. Allora, saluto subito Stefano Putinati, professore di diritto penale. E poi abbiamo Mario Rossomando, che è la nostra conoscenza, Nazione Ucraina, di alla mattina in rassegna, sempre con noi dalle 7. Ciao Mario. Buonasera. Allora, io vorrei iniziare subito chiedendo come erano i rave fino a questo decreto-legge, che se non sbaglio è già in Gazzetta Ufficiale, quindi è già. È già una norma, è già attivo, come erano normati prima di questo intervento. Non c'era una norma ad hoc che riguardasse in particolare i rave, peraltro neppure questa regolamenta espressamente i rave. Il tema della ampiezza e della portata della norma è una delle caratteristiche che andrebbe e va sottolineato, perché si parla di raduni pericolosi in generale e non si fa riferimento al rave. Quindi a quello che risulta a me non avevamo e non abbiamo una normativa in particolare penale che riguardi proprio espressamente il rave. Ovviamente potevano trovare applicazione di volta in volta altre fattispecie penali. Penso all'invasione di terreni o edifici altrui, per esempio, già prevista nel codice Rocco, l'articolo 633, al fine di occuparli o di trarne comunque profitto, l'invasione. Oppure cioè, penso all'adunata sediziosa, ma deve essere sediziosa per essere penalmente rilevante. Insomma, fattispecie sparse nel codice penale che di volta in volta il danneggiamento avrebbero potuto trovare applicazione e potrebbero trovare applicazione di fronte a manifestazioni, eventi, raduni simili al rave e al rave party. Quindi una regolamentazione un po' tipica del nostro sistema penale, frammentata, estesa. È noto che il legislatore italiano soffra di horror vacui, quindi noi dobbiamo tentare di regolamentare il più possibile. Il problema è che è venuta fuori una norma curiosa, che poi magari entriamo un po' nell'aspetto più tecnico di questo nuovo reato, una peculiare norma, il nuovo 434 bis, che dovrebbe applicarsi ai rave party. Ripeto, si potrà applicare ai rave party, ma sicuramente che ne dica, ho sentito il ministro Piantedosi, agiremo solo nei confronti dei rave party. Il problema è che una volta che hai fatto una norma penale, è un po' come i mastini della guerra per Shakespeare, li hai liberati, poi non li fermi più, nel senso che poi devono essere applicati con l'obbligatorietà della legge penale anche dalla magistratura italiana, soggetta soltanto alla legge. Quindi la norma è questa e disciplina anche i rave party, teoricamente. Quindi diciamo c'è stato poco fa quello di Viterbo, ce ne sono stati altri, lì si lasciava finora un pochino fare, gli si sgombrava se, quando, e se gli si sgombrava, ma nessuno ha mai attuato anche quelle leggi che tu dicevi che si potevano attuare. Risultano. Poi attenzione, nei rave party possono essere commessi reati di tutti i tipi, cioè dallo spaccio di sostanze stupefacenti, quindi traffico di droga, non tanto all'uso personale ovviamente, a qualunque altro reato, perché e quelli però dovrebbero e potrebbero essere contestati di volta in volta. Però c'è un tema di autorizzazioni, per esempio, se si fa autorizzato o non autorizzato, una disciplina abbastanza particolare, sulla quale è intervenuta anche la Corte Costituzionale già da tempo, eccetera, ma c'è la libertà comunque di fare un rave party, Sì, libertà che c'erano dovrebbe state sentenze, se non mi ricordo essere. male, Sì, per cui sì. una mera attività imprenditoriale, quindi non era Appunto, punibile una con la se non è pena. imprenditoriale posso farlo liberamente. E ora, no, come dire, con un po' di fretta possiamo dirlo, perché la decretazione d'urgenza richiede, proprio come requisito l'articolo 77 della Costituzione, che fare un decreto legge in materia penale e in generale un decreto legge debba essere, come dire,
governato da principi come quelli dell'urgenza, necessità, straordinaria, addirittura la definisce la Costituzione. Io non so, probabilmente il governo ha sentito come straordinariamente urgente la necessità di intervenire e di pubblicare e di rendere, di prevedere l'entrata in vigore il giorno stesso, neppure il giorno dopo, rispetto alla pubblicazione in gazzetta. È una peculiarità anche questa. Quindi pubblicato il 31, in vigore dal 31. Da che ora? Non lo so. Nel momento in cui probabilmente la gazzetta ufficiale è uscita formalmente a disposizione di tutti noi cittadini, operatori del diritto o meno. Bene, allora adesso entriamo un attimino, poi Mario io ti do la parola dopo che siamo entrati un po' nel dettaglio per dire proprio la tua esperienza in Germania, di come hai vissuto l'organizzazione di eventi. E nel dettaglio, il decreto legge che il ministro Piantedosi ha appena attuato, appena pubblicato, è stato criticato un po' da tutti. Perché? Perché appunto, come dicevi, si può applicare a riunioni sopra le 50 persone, se non ricordo male, per cui può essere applicato un po' a qualsiasi tipo di manifestazione. Sì, allora, come sempre noi penalisti siamo, come dire, ancillari rispetto al dettato normativo, nel senso che è lui che governa l'applicazione, il dettato normativo, la cosiddetta tipicità della fattispecie. Qui nel 434 si parla di invasione per raduni pericolosi, pericolosi poi per l'ordine pubblico, l'incolumità o la salute, raduni pericolosi. Di fatto nel concetto di raduno, quindi cos'è un radunarsi di persone che in quel momento hanno uno scopo comune, quindi potrebbe essere un rave sopra le 50 persone, ma potrebbe anche essere un'assemblea, una manifestazione, un qualunque sinonimo del concetto di raduno, una protesta, potrebbe teoricamente, se pericolosa e se fatta su fondo, edificio, terreno altrui, potrebbe sopra le 50 persone trovare disciplina nell'articolo 434 bis. Questo è innegabile. Che poi si voglia dire ex post, prima di modificarne magari il contenuto in sede di conversione o con gli emendamenti alla legge di conversione del decreto legge, che la si vuole dedicare soltanto ai rave, beh, questo però è possibile in che misura? Nella misura in cui non arrivi una denuncia alla Procura della Repubblica per qualunque tipo di potenzialmente di manifestazione, raduno sul terreno altrui potenzialmente pericoloso, dovrà essere dimostrato in concreto la pericolosità, è un reato di pericolo concreto, ma non ha un limite, cioè non ha un limite prefissato, allora non avrebbero dovuto scrivere raduno pericoloso, ma un po' tra il serio e il faceto dico avrebbero dovuto scrivere raduno musicale danzante pericoloso per, allora magari già lì limitavo il perimetro di applicabilità della norma, perché se non c'erano i requisiti di danza e musica non avevo la possibilità di applicare 434 bis. So se è chiaro, ma se lasciandola così i magistrati sono per la Costituzione soggetti soltanto alla legge. Se io emano un provvedimento normativo di questo tipo in materia penale, è evidente che dovranno applicare questa norma, e questa norma non pone un limite al rave, cioè non contiene nel rave il limite di portata della fattispecie penale. Quindi okay, se la domanda è, può essere applicata ad altre ipotesi? Sì. Di questa mattina, un po' ieri sera, quasi un po' scherzando, ma con Radio Radicale l'ho detto, ma persino un matrimonio che esce dai confini del perimetro della villa, che diventa pericoloso, che sono tutti ubriachi, in più di 50, invadono un terreno altrui e creano una situazione di pericolo, rientra nel 434 bis, è paradossale, ma costruita in questo modo sì, non ha un limite predeterminato. Ora, io non che ami particolarmente, però faccio un esempio. Se l'ha detto, ad esempio, molti dei centri sociali di destra e di sinistra, in questo caso da domani si potrebbe applicare e fare uno degli sgombri generalizzati verso tutti? Allora, lo sgombro generalizzato è un tema che appartiene più che altro alla normativa di pubblica sicurezza, eccetera. Il tema è, può essere contestato questo reato e poi di conseguenza, per esempio, sottoporre a sequestro il bene, sgomberare, eccetera?
centri sociali fanno raduni potenzialmente pericolosi su fondi edifici altrui? Di destra, di sinistra, di centro, alto o basso, qui siamo oltre ovviamente il tema ideologico-politico. Se lo configuro come raduno pericoloso, mi verrebbe da dire sì, ma anche alcune riunioni studentesche, anche alcune forme di manifestazioni studentesche potrebbero rientrarci, ma la norma è costruita in questo modo, ha dei seri problemi di portata. Ripeto, con una tipicità che delinea proprio il fatto tipico al raduno pericoloso, quindi si tratterà di dare, come si dice, succo, sangue e sostanza al concetto di raduno. Ovviamente è un lavoro che potrà fare la magistratura al momento in cui dovrà applicare questa norma, quindi il diritto giurisprudenziale. Allo stato io leggo raduno pericoloso. Ok, Stefano, adesso sento un attimino Mario, perché poi parleremo un attimino di come è normato, di quello che sappiamo all'estero. Mario, tu hai organizzato diverse volte, se non ho capito male, una festa, un raduno, come lo vogliamo chiamare, in Germania. Com'è stata lì la tua esperienza? Allora, brevemente, intanto capirci che cosa vuol dire raduno. Nella mia esperienza personale, ho visto che io vivo a Berlino e ho visto che a Berlino ci sono tanti parchi, tanti spazi aperti, spazi verdi e questi vengono vissuti molto dalla cittadinanza e vengono vissuti anche durante la notte. Il che vuol dire? Che magari qualcuno si organizza e porta degli speaker e dei piatti da DJ, va nel parco e organizza della musica, magari sono, non so, 15, 20, 25 amici. Poi è normale che nel momento in cui si è lì, magari si aggregheranno delle altre persone. Nel momento in cui però non c'è un'evidente pericolosità, queste persone non sono eccessivamente scalmanate e nessuno nel circondario, si lamenta, la cosa viene tollerata. La polizia può arrivare, specie se chiamata dai vicini, se si è scelta una posizione dove si disturba qualcuno, e in quel caso però anche lì con molta calma e tranquillità si parla e si smette di fare festa, molto semplicemente, senza stare lì adesso a farsi troppe problematiche. La mia esperienza invece nello specifico è stata dal 2013, se non sbaglio, per circa 7 anni, ho fatto 2000 km da Salerno, dove vivevo, fino a Berlino, per poi andare in un paesino a metà strada tra Berlino, Amburgo e Rostock, per organizzare un festival di circa, festival musicale, danzante, come abbiamo detto prima, di circa 300 persone, 300-350, poi variavano. Questo era fatto di concerto con la municipalità del paese dove noi organizzavamo il festival e la polizia, seguendo delle direttive di base che poi erano legate soprattutto, sembrerà particolare e curioso, ma è vero, all'uso dei bagni chimici, dei Dixie, credo che si possano chiamare, che poi in realtà nessuno utilizzava perché noi costruivamo i nostri stessi servizi, e quindi i Dixie erano lì solo per ottemperare a queste norme che andavano seguite, e ovviamente fornendo un minimo di servizio di sicurezza e soprattutto di pronto soccorso con delle persone dedicate a questo tipo di attività, qualora succedesse qualcosa. Nella mia esperienza comunque di 8 anni, un anno solo è successa una roba ed il peggio è stato che due persone hanno vomitato e poi la mattina dopo abbiamo costretto abbiamo costretto a pulire perché insomma che diamine. Ma stiamo parlando di un'attività, una festa, un festival musicale dove le persone non buttavano a terra neanche le cicche di sigaretta. Quindi in realtà io credo che ci sia proprio un approccio diverso, una cultura, un approccio culturale diverso a questo tipo di eventi, che fa una grossa probabilmente differenza. Stefano, grazie Mario. Stefano, una domanda. Tu hai idea più o meno di quali siano le nazioni più grandi? E poi, se anche Mario, questo secondo voi, quello che si dice vengono in Italia perché altrove ci sono norme, corrisponde alla realtà? Allora, Un attimo solo, mi permetto prego Mario.
di ripetere la domanda perché si è sentito un po' male, credo tu abbia chiesto un Allora, sì, no, specifico tra i dicevo vari a Stefano se paesi. ci può. Esatto, i vari paesi, se sa più o meno le norme generali che regolano questi tipi di eventi e se, come si dice in giro, vengono in Italia, diciamo la propaganda più o meno che è stata usata in questi giorni dal governo, vengono in Italia perché all'estero ci sono norme severissime, però invece qua c'è il lassismo totale. Allora, Non credo guarda, sia io esattamente così, ma vediamo. non mi risulterebbe, al punto che prima, quasi in modo un po' provocatorio, ho detto che potevano scrivere raduno musicale danzante. Andiamo alla Francia. La Francia ha una legge, si chiama Loi Mariani, la legge Mariani, che è intitolata proprio Loi sur le rassemblement festif à caractère musical, cioè legge sugli assembramenti festivi a carattere musicale. Quindi quello che ho detto prima non è così strano o così peculiare. Ed è una legge di più norme, cioè una legge quindi con più norme, che disciplina proprio il fenomeno di queste riunioni musicali e prevede anche in determinati casi lievi sanzioni penali. Prevede, ad esempio, la sanzione di una multa, una contravvenzione, lavori socialmente utili, sospensione della patente per gli organizzatori che non rispettino le autorizzazioni, eccetera, che devono essere chieste per questi fenomeni. Quindi lontanissimi da una norma che va da 3 anni a 6 anni per il raduno pericoloso. La Gran Bretagna, credo abbia, l'Inghilterra in particolare, una normativa, un act proprio sui rave, con il massimo della pena, ma in situazioni nella quale viene disturbata la quiete pubblica, non c'è organizzazione, non c'è autorizzazione, eccetera, che arriva a 51 mesi di carcere, quindi 51 settimane, quindi sotto l'anno, anche qui in determinate. Ed è molto in realtà regolamentato in Inghilterra il potere della polizia di sgombero e eventualmente la sanzione penale nel caso in cui i partecipanti che ricevano l'ordine di sgombero non vi si conformino e resistano. Quindi una norma completamente diversa rispetto alla nostra. Non mi risulta, per rimanere ai macro paesi, che in Germania, in Spagna, esista una norma penale, in Germania per esempio a livello federale, è una norma penale analoga e anche in Spagna a disciplinare queste situazioni. Quindi direi che se uno dei motivi per i quali abbiamo dovuto creare il 434 bis è evitare la ghigliottina o sanzioni draconiane di altri paesi europei per importare partecipanti ai rave, è appunto la motivazione, direi che mi sembra una motivazione esangue. Quindi il panorama che si può ricavare dagli altri paesi d'Europa, perlomeno i principali, come dimensioni, mi sembra diverso rispetto al panorama italiano post approvazione e pubblicazione di questo decreto legge. Quindi non so se sono stato Difficile. Mario, esaustivo, ma direi. sì. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, semplicemente posso confermare, ma soprattutto nella mia esperienza, il buon senso gioca un ruolo assolutamente determinante. Questo legato al fatto che, soprattutto nella Germania, ex Germania dell'Est, chiamiamola così, questo tipo di cultura, di vita all'aria aperta, di vita nella natura, di rapporto con il corpo, con il nudismo, il fare il bagno senza vestiti e quant'altro, sono attività estremamente diffuse. Quindi anche per questo c'è una tolleranza e una prospettiva diversa. A questo festival che io, a cui ho avuto la fortuna di partecipare e in parte organizzare, venivano comunque famiglie e bimbi. Ora è chiaro che dopo le 11 mezzanotte, quando cominci a mettere i DJ, non è che c'hai i bambini che ballano lì, questo è evidente, ma d'altra parte, essendo presenti anche famiglie, vuol dire che l'ambiente e il modo in cui si fanno le cose durante il giorno è percepito come sicuro, ecco, non come da condannare. Ecco, forse questa è la cosa che mi ha colpito molto, a me da straniero, tra l'altro unico italiano, è uno dei due o tre stranieri che erano lì. Quindi, da
davvero è stato uno shock per me all'inizio vedere come si approccino diversamente a questo tipo di attività, ma sono ben lungi dal demonizzarle, ecco, fin tanto che si rimane, insomma, non si creano dei danni. Allora, diciamo, volevo capire, secondo voi, se questa norma alla fine è stata fatta per usarla, quindi, come diceva Stefano, su più situazioni. Faccio un esempio, Franz mi diceva l'occupazione dell'autostrada, come sta avvenendo in questi giorni da gruppi di generazione, ultima generazione. Ecco, per il del grande raccordo anulare o cose del genere. Oppure c'è il nostro Marco Bellandi Giuffrida che diceva in realtà è stato aperto un grande vaso di Pandora con le norme emergenziali della salute pubblica e ora quel vaso con la destra si richiuderà sempre meno perché ovviamente per la salute pubblica si possono fare migliaia di norme diciamo che al limite della Costituzione, che anche qui non so se secondo te, Stefano, ci sono dei caratteri di incostituzionalità in questo decreto. Secondo voi può essere che abbiano fatto una cosa ampia apposta? Non so, faccio l'esempio, quando sono state le manganellate alla Sapienza, quel raduno lì, a quel punto lì si poteva già far qualcosa, arrestare e fare qualcosa di pesante. Cioè, vogliono che questo dissenso, più o meno grande che sia, venga fermato in qualche modo. Allora, francamente io voglio mantenermi su di neutralità vera rispetto e tecnica possibilmente rispetto alla norma. Qui c'è stata, secondo me, o potrebbe esserci stata un'eterogenesi dei fini, cioè pensando veramente al rave, ma a quei rave pericolosi, magari per uso, abuso di alcolici e droghe, eccetera, si è creata una norma che forse anche oltre la volontà e preterintenzionale dello stesso legislatore, potrebbe in astratto trovare applicazioni in moltissime situazioni, quali quelle che hai elencato. Beh, i blocchi autostradali, mettiamo che siano più di 50 persone, creino una situazione di pericolo. Qui, allora a questo punto mi verrebbe da dire anche alcune manifestazioni davanti alle fabbriche, blocco dell'ingresso di altri lavoratori, eccetera. Qui però ci si scontrerebbe, attenzione, con l'esercizio del diritto anche di manifestare, la libertà di manifestazione del pensiero, e quindi una norma che andrebbe, che può essere bilanciata dall'articolo 51 del codice penale, a libertà di sciopero, libertà di tante cose, anche proprio di manifestazione. Quindi sarà un equilibrio al limite che dovrà essere interpretato e poi applicato dalla stessa magistratura. Quindi attenzione a dire che è una, dire, è buona per tutte le stagioni. È vero in parte. Sicuramente sotto il profilo proprio della tipicità potrebbe trovare applicazioni in tante ipotesi, anche in quelle elencate ora, se creano un pericolo salute o sono contrari all'ordine pubblico anche. Attenzione, non ci dimentichiamo che sarebbe sufficiente il pericolo per l'ordine pubblico. Tanto per ricordarvi, le norme in materia di ordine pubblico sono le associazioni a delinquere, l'istigazione alla violazione delle leggi, eccetera. È una norma che prevede questi macro beni giuridici, sempre un po' indefiniti a volte, col problema di definirli esattamente. È una norma molto ampia, cioè hanno infilato dentro di tutto, se posso permettermi. Credo, io sono, non dico certo, spero e credo che la norma verrà emendata e modificata in sede di conversione. Proprio c'è stata un po' di fretta, probabilmente per averlo legato al ritardo dell'entrata in vigore della Cartabia, che altrimenti da oggi avrebbe creato, ingenerato potenzialmente un po' di caos nei tribunali italiani, penali, eccetera, e quindi hanno messo tutto insieme e l'hanno fatta entrare in vigore in fretta e furia. Credo che un po' di ripensamento non ci potrà non essere, proprio perché altrimenti potrebbe, perché no, trovare applicazioni in situazioni alquanto peculiari, che nulla c'entrano con quella pericolosità per la salute e l'incolumità che potrebbe in alcuni casi, in alcuni rave non disciplinati, ad esempio in capannoni sfitti pericolanti, con pericoli di crolli, eccetera, potrebbero anche generarsi. Io credo che sia quello l'indirizzo.
rimane poi il fatto che le pene, come sempre in Italia, devono essere simboliche e quindi si va da 3 a 6 anni, con pene severissime rispetto proprio al panorama europeo in situazioni potenzialmente analoghe. Un'ultima cosa, le intercettazioni. Anche qui ho letto, no, ma qui le intercettazioni preventive, c'è stato l'intervento che l'ha impedite. Attenzione, è un reato punito da 3 a 6 anni, sopra i 5 anni di pena massima. Quindi è un reato che consente intercettazioni ambientali, telefoniche, tutto quello che vogliamo. Quindi, giusto per dare la misura anche della severità di questa norma, di questa fattispecie. A me sembra molto simbolica, cioè si è voluto proprio lanciare il classico messaggio, la classica norma simbolica un po' ai cittadini. Quindi sì, sotto il profilo tecnico, ripeto, non è un giudizio politico. A me casualmente interessa la politica criminale, che fa parte della politica. Indubbiamente una norma del genere è una scelta di politica criminale, tecnicamente secondo me da rivedere quasi completamente. E quindi fermo. E dicevi, sul profilo costituzionale, secondo te? Costituzionale per me rischia un po' di essere indeterminata, perché è un discorso un po' tecnico, non vorrei essere noioso, ma per esempio il 434 bis, come dice il bis, viene dopo il 434, che è la norma del cosiddetto disastro innominato, quindi il disastro in generale che crea un pericolo per la pubblica incolumità. Norma in odore di indeterminatezza e quindi incostituzionalità per violazione del principio di legge, in particolare del principio di tassatività della fattispecie penale, salvata dalla Corte Costituzionale, che aveva detto: va bene, però attraverso l'interpretazione e la descrizione di molti fenomeni di pericolosità per la pubblica incolumità delle norme precedenti, incendio eccetera, riusciamo a dare corpo, sostanza al concetto di disastro così innominato, quindi un macro fenomeno che deve avere determinate caratteristiche, deve essere realmente pericoloso e quant'altro. Qui con questo raduno pericoloso per la pubblica incolumità, la salute pubblica, eccetera, si potrebbe tornare di nuovo a sindacare sulla indeterminatezza di questa fattispecie. Pochi agganci, letterali che diano un po' di sostanza. Quindi, se passa in questo modo e viene convertita, potrebbe essere di nuovo oggetto di impugnazione davanti alla Corte Costituzionale per valutarne l'eventuale rispetto o meno del principio di legalità. Bene, Mario, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, che poi andiamo in chiusura. Sì, esatto. Giusto un'ultima chiosa su quello che hai detto sull'Esta Generazione, che è un'organizzazione ambientalista tedesca dai metodi abbastanza estremi. Quello che è successo è stato che bloccando questa Bundesalle, che è una strada, una delle strade principali di Berlino, che si trova nella zona ovest-sud-ovest, hanno chiuso in pratica tutta la strada e anche senza lasciare la corsia di emergenza, e questo è stato il problema. E nel momento in cui tu fai qualsiasi cosa bloccando totalmente una via di comunicazione, è chiaro che poi qualsiasi piccola cosa che vada storta, in quel caso era un ciclista che era caduto, insomma aveva avuto un incidente, ecco che poi puoi avere dei problemi giganti. Quindi magari si può contestare o meno il metodo di protesta in quel caso, oppure il metodo di festa nel caso del rave, ma tutto sta a seguire una serie di regole che sono prima di tutto di buon senso per non avere problemi e potersi, nel caso del rave, divertirsi senza incorrere in alcuna conseguenza mortale per le persone o penale nel caso in cui debba intervenire la polizia, si trovi costretta a quel punto a intervenire. Ecco. Va bene, allora ti faccio un'ultima domanda. Ti faccio, solete rispondere, che è un pochino, riguarda i rave, ma perché non si interviene adesso in Italia? Io ho visto un video che hanno registrato durante questo rave, ma posso assicurarvi che ne ho visti molti altri, dove nei rave questi, segreti, chiamiamoli come volete, che girano tramite chat, dove arrivano,
la droga sia un elemento caratterizzante, diciamo, si vede proprio a cielo aperto, dai furgoncini, se la passano, sniffano sulle casse, cioè si è visto di tutto. In questo, sì, proprio sulle casse di lì, questo qua con la telecamera li riprendeva. Perché? E la polizia era lì fuori perché avvisata come i volontari di alcune croci che erano andate ad aiutare, e questo succede più o meno in tutti i rave, c'era anche in quello di Viterbo così, perché sono avvisati, vanno lì per ordine pubblico, stanno all'esterno, ma non intervengono. Perché a livello legislativo, a livello comunque, non intervengono sapendo che ci sono vari reati? C'è un motivo. C'è questo intervento. Cioè, per quale motivo, per esempio, la polizia e i carabinieri non intervengano immediatamente a fronte di evidenze di consumo così Esatto, pure se mi robusto? sono sposto, perché sono lì, erano lì due camionette della Celi, erano lì presenti. Francamente, non saprei cosa rispondere perché non, come dire, non, le norme in merito alla cessione, vendita, eccetera, di stupefacenti delle varie tabelle esistono, quindi il motivo per il quale in quel momento si decide di non intervenire non mi è oscuro, non lo so, ci saranno delle ragioni di opportunità, indagini in corso, potremmo inventarne di qualunque tipo. Ripeto, le fattispecie però in materia di droga e di contrasto alla droga, a determinate droghe poi in particolare, alle condotte poi che riguardano proprio cessione e vendita, esistono al di là dei rave party. Quindi, come ho detto all'inizio, in un rave possono essere commessi più reati di diverso tipo. Non saprei per quale motivo, nel caso che tu hai fatto, Fabio, non siano intervenuti chiedendo generalità, affermando Tizio e Caio. Ecco, questa è una domanda che per quanto mi riguarda resta senza Allora, ovviamente era un'ipotesi così, per dire che cioè, delle norme per cui un rave si può fermare sono abbastanza facili da trovare. Cioè, tu rientervieni per questo reato, o faccio un esempio, basterebbe il sequestro dei beni dell'organizzatore. Io faccio spegnere la musica e sequestro il bene, il rave finisce in un'ora, perché cioè, non stanno mica lì se non c'è l'organizzazione, voglio dire. Ecco perché non capivo perché si potrebbe benissimo fermare in quel modo lì. Perché si può fare benissimo un rave. Io sono stato giovane anch'io una volta e andavo anch'io alle feste, però voglio dire, ci si diverte in tanti modi. Se lì c'è un reato molto espanso, traspaccio e quello che vuoi, oppure normando solo appunto il sequestro perché abusivo, diciamo il rave, non so tecnicamente come si dice, so che c'era già questa idea all'inizio di sequestrare i beni. Già se fai spegnere la musica e sequestri i beni, è più che sufficiente, secondo me, perché comunque insomma, sono dei ragazzi che pur facendo uso di sostanze stupefacenti sono dei ragazzi che si stanno divertendo, cioè alla fine 6 anni di carcere mi sembra una cosa un po' fuori dal mondo, ecco. Ma guarda, è proprio la scelta. Queste sono scelte di politica criminale, e del resto chi governa è la maggioranza, e poi sotto col decreto legge lo fa il governo. Fa vedere al proprio elettorato e anche a chi non li abbia votati qual è l'indirizzo, qual è la prospettiva nella quale ci si intenderà muovere. Ne abbiamo viste tante di norme simboliche con pene draconiane che hanno toccato i variegati mondi proprio della nostra società civile. In questo caso, il primo forte messaggio che si è voluto dare contro queste forme di assembramento dove probabilmente si fa sesso, droga e rock and roll, che poi di per sé, in misura, come dire, non eccessiva, non sembrano cose orrende tutte. Però in ogni caso, ecco, questo è, al di là delle battute, è proprio la scelta di questo governo, cioè, e di questa maggioranza. Ci arrivo attraverso una estremamente severa norma penale, omisso medio, quindi saltando una potenziale regolazione, autorizzazione, intervento in fase amministrativa, eccetera, che ben poteva essere introdotta prima di arrivare magari a norma penale. Però obiettivamente sono scelte di chi sta governando in questo momento, quindi può piacere o meno, ma mi piace più guardare poi alla parte tecnica, criticandola anche, voglio dire, aspramente, se è il caso.
Sì, e per quanto Mario, riguarda vuoi la chiudere? polizia, sì, per chiudere, quella polizia che interviene, la mia esperienza a Berlino, ma in generale in Germania, nel momento in cui arriva la polizia, non è che si mette a chiedere le generalità delle persone, eccetera, arriva, dice di terminare e si termina. Punto. Chiudete tutto, finite in 20 minuti e in 20 minuti si va via, fine. E non ci sono conseguenze particolari. È chiaro che nel momento in cui si continua, poi ci sono conseguenze, eventualmente arresti, si chiedono le generalità e quant'altro. Ma è molto semplice intervenire. Si arriva, si dice fermatevi, si stacca la spina, tutti a casa. Va bene, io ringrazio tutti, noi cercavamo, voleva stare intorno alla mezz'ora per rendere il video più il vino. Ormai sono anch'io nei rave fatti per rendere il video più usufruibile possibile. Ringrazio molto Stefano Putinati, Mario Rossomando, Franz Forti che era alla regia. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie a voi dell'ospitalità. E mi Saluto tutti. raccomando il like, mi raccomando mettete like, per favore. Ah, e poi abbiamo aperto le nuove quote associative. Scusate, mi sto dimenticando, sennò qua mi linciano. Andate sul nostro sito di Liberi Oltre, la nuova quota associativa di adesione. Andate e proliferate. Ciao, grazie a tutti. Il nuovo Elon Musk, anche lui ora va qua prima. Sì, Arrivederci. noi faremo una puntata anche sul pazzo di Elon Musk. Ciao, grazie. Grazie, grazie, grazie.